Dopo la morte del marito, avvenuta le scorse ore, Vazzanicchi racconta che con Fausto Pinna ha avuto una storia sempre basata sul rispetto e sulla grande sintonia. Con lui mi sono sempre divertita tanto, ha ammesso, e ci divertiremo ancora. La quotidianità è interrotta dal tumore. Ieri non stava bene, per niente. Sono andata fuori sul balcone e ho fumato una sigaretta. Sono rientrata in stanza, mi sono avvicinata per dargli un bacio. Lui mi ha detto: Lazzarona, hai fumato. Il tumore a lui è venuto per il fumo. Poco prima che morisse, in un'intervista, Lazzanicchi aveva detto: Lui è una quercia, adesso è un fuscellino, ma io sento dentro che lui ce la farà, non mi sbaglio. Tanti i messaggi di cordoglio, tra cui proprio quello della redazione di Verissimo, a cui Vazzanicchi aveva raccontato il dramma del compagno. Cara Iva, ti siamo vicini in questo momento di immenso dolore per la perdita del tuo amato Fausto.